Ciao amica, benvenuta ad un nuovo video. In questo video ti parlo di una borsa che ho acquistato, una Vanto Bag, che voglio aggiungere alla mia collezione e di cui voglio raccontarti. In questo caso parliamo di un Made in Napoli. Sai che ricerco continuamente prodotti Made in Napoli. In questo caso ho trovato un'altra chicca, secondo me. E ti invito a guardare questa recensione. Prima però iscriviti al mio canale YouTube cliccando sulla campanella per ricevere tutte le notifiche. Segui la mia pagina Facebook con un bel like e leggi tutte le informazioni che ho raccolto su questo brand sul mio blog all'indirizzo blog.ornellauzino.it. Ti aspetto dopo la sigla. Il bello delle borse originali è che le puoi esibire, compra sempre originale. Sai quanto vado alla ricerca di prodotti originali? In questo caso penso di aver trovato proprio una chicca per prezzo, qualità del prodotto e origine proprio del prodotto. Ho avuto qualche giorno fa un piccolo battibecco che poi si è insomma tramutato sempre in una bella chiacchierata e confronto su Facebook, sulla mia pagina Facebook che ti invito a seguire, dove si parlava di prodotti made in Italy, made in Cina. Perché chiami i prodotti originali made in Cina? Perché è sempre meglio dei prodotti contraffatti, non smetterò mai di dirlo. Quindi per me i prodotti originali sono tutti quelli che sono venduti attraverso il mercato legale. Quindi ho trovato, però in questo caso lei mi diceva che aveva un budget di, insomma, meno di 150 euro, che voleva comprare una borsa di pelle, e io mi sono messa alla ricerca e ho trovato un altro brand made in Napoli. Ne ho già recensiti diversi e quindi ti invito a cercarli. Conosco, insomma, ho provato a contattare i ragazzi di Vanto Bag, probabilmente essendo sotto Natale non siamo riusciti insomma ad entrare in contatto, però insomma ho raccolto un po' di informazioni. Ho ordinato una borsa direttamente dal sito, una balloon color petrolio che fra poco ti farò vedere, è completamente in pelle e l'ho pagata 89 euro. Consegna fatta in 2 giorni, quindi è molto veloce. Il brand è organizzato e quindi insomma fa consegne in tutta Italia. Ho visto anche che sul sito questa borsa è esaurita e quindi sono stata pure fortunata. E adesso andiamo a spacchettarla. Ecco qui. Vai a vedere l'origine del nome, da cosa deriva, sul mio blog all'indirizzo blog.ornellauzino.it. E adesso guardiamo la borsa inviata in questa flanellina. C'è una busta. Allora mi dice, ti leggo questo bigliettino: ciao Ornella, complimenti per il tuo acquisto, ma sai esattamente cosa hai acquistato? Dietro ad ogni singolo dettaglio c'è l'amore e la passione che mettiamo per il nostro lavoro, c'è la fatica degli artigiani, gli errori commessi, ma anche le grandi soddisfazioni che raccogliamo dai nostri clienti. La tua Vanto Bag è un pezzo di storia e da oggi anche tu ne fai parte. Per ogni dubbio, incertezza o semplicemente una curiosità, non esitare a contattarci. Un saluto dalla Vanto Family. Ragazzi, stupendo, ed è vero, noi napoletani abbiamo quella marcia in più. Ma non finisce qui. Il regalo per te è un codice sconto da utilizzare entro il 31 gennaio, sicuramente lo utilizzerò, sull'intera collezione Vanto Bag. Ci sono anche borse da uomo e magari ci esce un regalino per mio marito. Vediamo. Andiamo adesso a guardare la borsa. Com'è? A me piace tantissimo. Devo essere sincera, l'ho scelta perché mi piaceva il modello, ma il colore mi faceva impazzire. Io adoro il verde, oltre al nero. E andiamo a guardarci un po' i dettagli. Molto molto carino questo, con il papillon, con questo bel fiocchettino. Mi piace tanto. Made in Naples, grande orgoglio. Quindi scegli Napoli per le borse. Compra sempre originale. E guardiamo quest'altra etichetta, c'è il classico pezzettino di pelle con la bandierina italiana del Made in Italy e questa stellina Vanto Bag. La utilizziamo come portachiavi, o magari loro nelle prossime serie potrebbero anche farlo diventare un portachiavi, questa cosa fighissima. Ci dice che insomma il prodotto artigianale è completamente fatto in pelle. Probabilmente insomma conosco anche la provenienza degli accessori, che è anche un fornitore napoletano, ma non ne ho sicurezza perché purtroppo insomma ho detto non sono riuscita a parlare prima con gli ideatori del brand prima di fare la recensione, e però ho visto insomma che seguiamo persone in comune e tutto il resto. Quindi bello anche perché alimenta, a differenza del mercato contraffatto, il mercato legale e l'economia locale. Quindi quando si può scegliere borse
made in Napoli o comunque scegliere borse made in Italy e ricordarsi che questo favorisce l'economia legale e, insomma, dei territori. Mi piaceva sul sito la foto, insomma, anche che riprendeva la borsa dall'alto e che vedeva, insomma, mi dava questa impressione di un fiore o comunque bello, insomma, di questo raggrinzito che dava. Si apre, andiamo a guardarla dentro la borsa, comincio a guardare un po' i dettagli, mi piacciono tanto le carte così ordinate, c'è la tracolla messa da parte, bella ordinata, ecco qui. Si sente l'odore di pelle. Sono stata sulla loro pagina Facebook, ci sono diversi video in cui fanno vedere, insomma, le varie fasi anche in cui vengono prodotte alcune borse, quindi puoi entrare anche un po' in fabbrica da loro. Questa è la tracolla, bellissima la scelta, insomma, di non usare la carta per sistemarla. Comincio a guardare anche i dettagli tecnici nel frattempo. Muoviamo sempre, insomma, che il prodotto è fatto in Italia con i materiali e tutto il resto. Vado a fare, insomma, un'analisi un po' più approfondita. Allora, all'interno si presenta un taschino che viene riportato, insomma, lo stesso logo che abbiamo trovato all'esterno. Il pezzo di pelle non è tinto. Questa cosa mi piace perché comunque dà artigianalità e naturalezza pure al prodotto, perché la pelle è quella che fa da protagonista. Sono borse senza troppi fronzoli, molto, diciamo, uno stile sobrio però alla moda, e quindi, insomma, a me questa cosa di naturalezza l'ho fatta vedere anche in un'altra borsa sempre napoletana, a me piace tanto. Dall'altro lato troviamo una taschina con una lampo e c'è scritto Vera Pelle e Made in Italy. Gli accessori sono in nickel, la lampo è tono su tono e si chiude bene. E qui ci andiamo a mettere la tracolla. Ma tu non ami le tracolle, stai comprando tutte le borse delle tracolle. È una maledizione. Per quanto riguarda i primi dettagli tecnici, a primo, insomma, sguardo, ti posso dire che le cuciture sono abbastanza buone, i manici hanno le stesse proporzioni e mi piacciono. Le cuciture interne sono fatte bene, sia dove sta l'appoggio della lampo che proprio della chiusura della borsa. Bellina proprio. Brava Ornella, fai begli acquisti proprio. Guarda, mi auto congratulo con me stessa. La tintura, sentiamo un pochino i manici, questi non danno fastidio. La tracolla gratta un pochino, veramente una cosa quasi impercettibile. Passiamo ai voti. Per le cuciture il mio voto è 4,5. Per la tintura il mio voto è 3,5. Per i dettagli il mio voto è 4,5. Non ho trovato imperfezioni dal punto di vista fili bruciati o altre cose, tutto, insomma, il controllo qualità è stato fatto bene e quindi è una cosa che noto con piacere. Per la valutazione qualità prezzo sicuramente voto 5, poi la vado ad utilizzare, però prodotto di pelle made in Italy a questo prezzo, 89 euro, insomma, li vale tutti. Per l'utilità il voto è 3,5. Ovviamente sai che io amo comprare borse da lavoro, però questa è un'ottima borsa, non capientissima magari per quello che ci occorre, però telefono, portafoglio, una pochette con il trucco ci stanno benissimo e quindi ha una bella vestibilità. La borsa è promossa, ti invito a comprare una borsa Manto Bag e a dirmi cosa ne pensi, magari anche un altro modello, visto che questo pare che sia esaurito, a meno che non lo rifacciano. Siamo arrivati alla fine di questo video, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube, a seguirmi su Facebook e a restare aggiornato su tutto leggendo anche la storia di questo brand sul mio blog all'indirizzo blog.ornellauzino.it. Ti aspetto con i suggerimenti e i commenti su questa borsa sotto a questo video. Al prossimo video, ciao da Ornella!